Buongiorno ragazzi, io sono SuperStimo64 qui con il primo episodio della nuova Nuzlocke su Pokémon versione nera. Yes! Siamo tornati dopo il fallimento della Nuzlocke della Pokémon Zaffiro. Sono tornato con un'altra Nuzlocke, questa volta per un gioco del DS. Scusate, ma il volume è un po' troppo alto, adesso lo devo abbassare leggermente. Perfetto, ma questa non sarà una Nuzlocke normale, infatti sarà molto diversa dall'ultima Nuzlocke che ho fatto. Infatti mi sono scritto un foglio, che potete sentire, con tutte le regole. Questa sarà una randomized wedlock. La wedlock è una variazione, una variante della Nuzlocke principale, di cui le regole sono: se un Pokémon perde tutti i PS, ovvero i punti vita, come volete chiamarli, e quindi è esausto, deve essere considerato morto e deve essere rilasciato. Nessuna eccezione. Si può tenere solo il primo Pokémon di ogni area, a eccezione di Pokémon di cui si è già in possesso. Quindi non posso avere Pokémon doppi. Se ho un Pikachu non posso catturare un altro Pikachu. Adesso sta ripartendo la stessa cutscene di prima. E queste sono le regole della Nuzlocke normale, ovvero quelle uguali alla Nuzlocke di Pokémon Zaffiro. Ma la Wedlock aggiunge un po' di regole in più, ovvero i Pokémon verranno accoppiati per sesso, quindi devono essere catturati in modo alternato tra maschio e femmina. Ciò vuol dire che se il mio starter è maschio, il prossimo Pokémon che dovrò catturare sarà un Pokémon che non ho ancora catturato, femmina. E viceversa, se il mio starter è femmina, dovrò catturare il primo Pokémon maschio che incontro. In battaglia si può cambiare solo tra Pokémon della stessa coppia. Le coppie saranno formate da maschio e femmina. Se ho due Pikachu, che non succederà mai, un maschio e una femmina, e due Bulbasaur, un maschio e una femmina, potrò scambiare solo tra i due Pikachu e non da Pikachu a Bulbasaur. Se vi sembra un po' confusionario, capirete più avanti nella Nuzlocke. L'ultima regola della Wedlock: se un Pokémon di una coppia muore in battaglia, il suo compagno deve continuare a combattere da solo fino a quando vince la battaglia o muore. Se muore, entrambi i Pokémon verranno rilasciati. Se sopravvive, il prossimo Pokémon che cattureremo diventerà il suo nuovo partner. Quelle sono tutte le regole della Nuzlocke, della Wedlock, scusate. Più è randomizzato, ovvero tutti i Pokémon che incontreremo saranno casuali, sia quelli degli allenatori sia i nostri starter. Regole addizionali: soprannumererò tutti i Pokémon, potrò usare un singolo strumento curativo per battaglia e non sono autorizzato a prendere Pokémon dal PC a meno che non ho già uno spazio libero nel PC, nel party, nella mia squadra. Se non avete capito, capirete più avanti nella serie, quindi continuate a guardarla e capirete. Se siete eccitati per questa serie e pensate di vederla tutta, lasciate un bel mi piace e un commento, magari scrivendo qualche consiglio o se dovrei continuare questa serie o no. Io direi di iniziare subito con Pokémon versione nera. Oh my god, nuovo gioco. Non posso nemmeno velocizzarlo. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono la professoressa Aralia, ma tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Oh my god! Otto! Hello! Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Ne esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere dei poteri misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia con con i nostri amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a riscaldare e a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare queste strane creature. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te adesso. Sono un gosse, una femminuccia. Je suis un garçon. Sei un ragazzo, quindi? Sì, piacerebbe sapere anche il tuo nome. Dimmi come ti chiami. Io mi chiamo... Userò la tastiera e non il mouse, perché mi dà fastidio. Chiamiamoci Simone e basta. Non porterò...
Volevo chiamarmi Giangio 2.0, ma non posso. Vai, Simone. Ti chiami Simone allora? Sì. Simone, che bel nome. Grazie. Lascia che ti presenti gli amici che ti accompagneranno in questo. Questo è Comor. A volte è un po' intransigente, ma ha un animo buono. Questo è Bell. È la bestia. E ha il suo ritmo nel fare le cose, ma ce la mette tutta. Bene, ragazzi, allora conto su voi tre. Per questo voglio affidare a ciascuno di voi un prezioso Pokémon. Abbiatene cura. Simone, appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse. Spero che tu riesca a trarre qualcosa di prezioso da tutti questi incontri, qualcosa che ti sia d'aiuto nella tua crescita personale. È lo scopo principale di questa avventura. Bene, ah, io pensavo fosse di catturare i Pokémon, però fa niente! Bene, allora entriamo nel mondo dei Pokémon! Autunno. Game Freak presenta un Pokémon che non ha la grafica bella come il 3DS. Let's go. Che brutta casa, è blu. Chi è che prenderebbe una casa con un tetto blu? Ehi, Simone, non vedo l'ora che la professoressa Aralia mi dia il mio primo Pokémon. Beh, non è ancora arrivata, tanto per cambiare. Parlando del diavolo. Eccomi, scusate, vi ho fatto aspettare. Bell, ma è possibile che tu sia sempre in ritardo e proprio oggi, poi? Perché? Ah, mi sono appena accorto che c'è una Wii. Pubblicità, yay! Hai dimenticato che non è una giornata qualsiasi? No? Oggi finalmente riceveremo dei Pokémon dalla professoressa Aralia. Wow! Avrei voluto prendere Snivy, ma dato che è una randomizzata, potrebbe esserci dentro anche un maledettissimo Dialga. Per quanto ne sappia. Hai ragione, mi dispiace. Oh, c'è un pacchetto regalo. Probabilmente lì dentro saranno le Pokéball. Beh, dove sono i Pokémon? Questa è casa tua, Simone, quindi scegli prima tu. Giusto. I nostri Pokémon ci stanno aspettando dentro quel pacco regalo. Forza, Simone. Dai, apri, non sto più nella pelle. Esce fuori lo scheletro e tutti morti. Una Wii. È una console Wii. C'è perfino il telecomando. È l'unica cosa con cui gioco, con cui puoi giocare. Se non avessi un telecomando, non so come farei a giocare. Let's open the box. Simone apre il pacco regalo. Vediamo. Oh, questo praticamente deciderà tutta la Nuzlocke. Che Pokémon ho. Anche le mosse dei Pokémon sono casuali. Wow. In questo pacco troverete tre Pokémon diversi. Sceglietene uno a testa senza litigare. A presto, professoressa Aralia. Holy shit! Anche se sopra ci sono le immagini di Tepig, Snivy e Oshawott, nelle Pokéball non ci saranno quei Pokémon. Let's see! Abbiamo un Mothim! Ok, un Golduck! Ok. E al posto di Oshawott? Un. Oh, che schifezza! Oh! Non so proprio che cosa scegliere. Sicuramente non scelgo Aipom. Aipom, non so come si chiamano i Pokémon. Sono indeciso tra Mothim e Golduck. Prendiamo Golduck. Fa niente. È di tipo acqua. Mi piace l'acqua. Abbiamo preso Golduck. Che wow. Avrei preferito dei migliori starter, però vabbè. Simone riceve Golduck. Allora io scelgo questo Pokémon. E quello lì invece è per te, Comor. Perché vai prima te? Va, prima le donne. Fa niente. Vai, Comor. Sceglilo te prima. Hey. What? Perché in inglese? Hey, how come you get to pick out my Pokémon? Comor dice: Ehi, perché scegli te il Pokémon che prendo io? Oh, fa niente, volevo questo qua comunque. Avrei preso questo qua lo stesso. Perfetto, ognuno ha il suo Pokémon adesso. Quindi facciamo subito una bella lotta in casa. Wow. Se mi rompi la Wii è colpa tua. Bella, anche se questi Pokémon non sono ancora fortissimi, non possiamo farli lottare in casa. Non ti preoccupare, come hai detto anche tu, i Pokémon sono ancora deboli. Sì, ma se uno ha, che ne so, lancia fiamme, distrugge tutta la casa e poi, yay, the end of the Nuzlocke. Se non li facciamo lottare un po', non diventeranno mai forti. Forza, iniziamo subito. La prima battaglia contro Mark.
What? Parte la sfiga. La sfiga. Parte la sfida di Mark, gentiluomo. Wow, ho randomizzato anche quello, ragazzi. Golduck, è un maschio o una femmina? Abbiamo un Golduck maschio. Parte la sfida di Bell. No, Mark. Wow. Wow. Vediamo Golduck livello 5 che ha come mosse. What? What? Piro lancio, fin di spazio, doppio team e sciagura. Perfetto, delle mosse che non mi aspettavo. Vai con piro lancio. E quello là c'è lanciafiamme, che comunque è poco efficace perché almeno i tipi dei Pokémon rimangono invariati. Ah, cosa? Non la passerai, Licia? Proviamo un po' tutte le mosse. Fendi spazio. Entomo blocco. What the fuck? Brutto colpo, ok. Fendi spazio. Che cosa fa Fendi spazio? Wow! Oh, è quasi morto. Vai con piro lancio. Ok, a quanto pare o è molto veloce lui o siamo molto lenti noi, però mi sa che abbiamo un bel attacco speciale. È morto, benissimo. Dovremmo anche dare un soprannome a Golduck. E Golduck sale a livello 6, yeah. Vediamo le statistiche. Pochissima velocità, molto attacco e molta difesa speciale. Ah, perché ho randomizzato anche le statistiche. Hai avuto una meglio su Mark. I nostri Pokémon ce l'hanno messa tutta. Sì, ma tu è morto. Perché se ci pensate bene, se noi moriamo, se i Pokémon muoiono anche da noi, muoiono anche dagli altri. Quindi in teoria tu, Bell, saresti morta. No! Ah, no! Simone, diventerai un allenatore da avere in gamma un giorno. Non sono brava a fare le voci. Credo l'avevate capito già dall'ultima Nuzlocke. Ne sono proprio sicura. Guardate che avete combinato. Non me ne ero accorta. Ci sono delle impronte sul muro. Anche se i nostri Pokémon, uno sa volare e uno è una scimmia che non ha le gambe. Cos'è successo? Tu, Bell, tu sei successa. Questi Pokémon fanno proprio sul serio. Non si direbbe piccini come sono. Sono proprio felice di avere un Pokémon tutto mio. Scusa per la tua stanza, Simone. Te l'avevo detto io. Su, lascia che rimetta in sesto il tuo Pokémon. How? Come fa? C'è tipo uno spinotto del Samsung. Samsung Galaxy Gran Neo. Samsung Galaxy Gran Neo. Pratico. Sei talmente in gamba con i Pokémon che riuscirai a evitare di fare una baraonda come me. Ah, stavo parlando con Comodo. Ok, è poco ma sicuro. Sono capace di lottare senza mettere la stanza sotto sopra. E poi non è giusto che vi... Che... Perché in inglese? Pensavo di aver scelto la lingua italiana. Vabbè, è deciso, sarai il mio avversario nella mia prima battaglia di Pokémon. Vediamo quello che puoi fare, Pokémon. Quindi lui avrebbe... Vai, Dudley, anche se ti chiami Comor. Sì, tutti i nomi degli allenatori verranno randomizzati. Dudley, gentiluomo. Lui ha Mothim. Eccolo qua. Peccato che non posso velocizzare. Quindi le battaglie saranno molto più lente. Oh beh, a quanto pare abbiamo solo piro lancio e fendi spazio. Che fanno danni. Wow! Sono riuscito a diventare un allenatore a tutti gli effetti. Adesso inizia il bello, anche se muori. Adesso muori. What is he doing? Cosa ha fatto? What the fuck? Oh, ok. Comunque, ragazzi, una cosa che non vi ho detto è che le regole della Nuzlocke vengono applicate dal momento in cui guadagno una Pokéball. Quindi fino a quando non ho almeno una Pokéball, anche se mi muore un Pokémon, non succede niente. Velocità è aumentata di 0. Difesa normale è pochissima, ma tutto il resto delle statistiche è anche bello... Bello solido. Interessante. Allora anche così, bla bla. 500 Pokédollari. Ripeto che non ho mai giocato a questo gioco. Non mi aspettavo proprio di vincere, bla bla. Che emozione però, finalmente sono un vero allenatore con la A maiuscola, ma per il momento... Suspense! Meglio che vada a scusarmi con tua madre per come abbiamo ridotto la stanza. Tanto sistema lei.
Schiava! Vengo anch'io. E io no. Io rimango lì fermo ad osservare la mia bella stanza. Ah, confortevole questo cestino soprattutto. Come? Come? Come ha fatto a mettere la What? What? Oh, ciao mamma. Non ti avevo mai visto. Ci scusi tanto per la confusione che abbiamo fatto di sopra. Non si preoccupi, rimettiamo tutto a posto. Mettere a posto? Ma no, non preoccupatevi, ci penso io. Piuttosto, non dovreste andare dalla professoressa Aralia. È vero, grazie, ci scusi ancora tanto per il disturbo. Andiamo a ringraziare la professoressa Aralia. Vi aspetto davanti al laboratorio di ricerca Pokémon. A proposito, io devo passare un momento da casa. Grazie, ci scusi per il disturbo. Let's go! Ma prima... Non posso... Dare un soprannome a Golduck? Non posso dare un soprannome a Golduck. Golduck. Perché non posso dargli uno... Un soprannome? Oh beh, innanzitutto... Aumentiamo la velocità del testo. Un'altra regola che mi sono dimenticato di dire. Pokémon in lotta verranno cambiati a tieni. Ovvero, quando metto KO il Pokémon dell'avversario, non potrò cambiare Pokémon direttamente. Ok, non so perché non ho potuto dare uno... Ce li ho delle Pokéball innanzitutto. Perché non ho potuto dare un soprannome a Golduck? Fatemi fare una ricerca veloce. Torno subito. Ok, ho controllato per vedere se avevo sbagliato qualcosa, perché sennò avrei semplicemente ricominciato da capo. Perché è una regola che mi sono messo che devo rinominare tutti i Pokémon. Ma comunque potremo rinominarli più tardi. Adesso non so perché è autunno, perché è marzo. Ma probabilmente perché sto usando un emulatore e non posso cambiare la stagione. Però l'orario c'era giusto. Vediamo cosa dice Comor. Posso chiederti un favore e fareste un salto a casa di Belle? Ha sempre la testa fra le nuvole. Ok, datemi le scarpe da corsa, please. Eccola qua. No, no e poi no. Ma papà, ho ricevuto un Pokémon. Adesso sono un allenatore a tutti gli effetti. Voglio partire all'avventura. Sei un'allenatrice, non un allenatore però. Ehi, ciao. Non ti preoccupare, è tutto a posto. Allora io vado, ti aspetto davanti al laboratorio. Vediamo che cosa ha da dire papà, che ha la stessa voce che ho dato a Comor. Non posso crederci, ma mia figlioletta vuole lasciare a casa sua e mettersi in viaggio con i Pokémon. Così giovane e ingenua. Ingenua sì, giovane non credo. I would bang her if I could. Perché l'ho detto? Su, entriamo. Perché non potevamo entrare prima? Poi cosa ne sapevi te che il papà di Belle doveva sgridarla? Buongiorno, professoressa. Eccovi qua. Vi stavo aspettando, ragazzi. Facciamo le presentazioni come si deve. Allora, io sono... La professoressa Aralia, no? Il suo nome lo conosciamo già. Stupida! Oh, 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 oh. Oh, ma bene, vedo che avete già fatto delle lotte. Si capisce dai vostri Pokémon, hanno già iniziato a fidarsi di voi. A proposito, vuoi dare un soprannome? Sì, chiameremo... Golduck. Userò il metodo Progered, ovvero nomi a caso. Lo chiameremo... Wellmort. 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 Wellmort, benvenuto nel team, Wellmort. Perfetto. Wellmort, giusto? Wellmort, gli ha dato proprio un bel nome, bellissimo. Bene, ora vi spiego perché vi ho dato questi Pokémon. Per completare il Pokédex, no? Il Poké cosa? Fuck you, Bell. E abbiamo tenuto il Pokédex, che è un Game Boy. Possiamo continuare allora, vi mostrerò come si fa ad incontrare dei Pokémon. Raggiungetemi sul percorso 1. Aralia, per favore, vorrei finire questo episodio dopo aver catturato il mio secondo Pokémon, grazie. Quindi se andiamo veloci mi fai un favore. Avevo preparato una cosa per voi. Ecco la mappa città. Yay, come fa ad essere una mappa quella?
Simone mette la mappa città, bla bla. Una a te, Comor. Grazie mille. E una anche a te, Bel. In faccia. Grazie. Fuck you, Bel. Possiamo muoverci, please? Dirigiamoci verso il percorso 1. Perché voi siete così veloci? Io sono così lento. Datemi delle scarpe da corsa. Simone, da questa parte. Bene, vuole che facciamo tutti il primo passo di questo viaggio. Ehi, Simone, andiamo insieme al percorso 1. Coraggio, andiamo. Pronti, via! Yeah, vedo dell'erba. Ah, che emozione. Sento che accadrà qualcosa di bello. Eh sì, forza, la professoressa Lalia ci aspetta. Buongiorno. Erba. Salve, professoressa Lalia. Scusi se ci abbiamo messo tanto. Allora, non perdiamo altro tempo e passiamo alle spiegazioni. Quando incontrate un nuovo Pokémon al vostro Pokédex viene schierata la pagina BOOM! Esplosioni! Esplosioni! Taglio! Praticamente, se non lo sapete e non avete mai giocato a Pokémon, per catturare dei Pokémon... Yes! Pokéball! Da qua inizia ufficialmente la Nuzlocke! Per catturare dei Pokémon servono ovviamente delle Pokéball, bisogna indebolirli prima, generalmente farli andare nella zona rossa dei loro punti vita. Tirare una Pokéball, più vale la Pokéball, più possibilità di catturarlo ci saranno. E niente, se si è abbastanza fortunati si cattureranno i Pokémon. Ok, ci possiamo muovere! Finalmente cattureremo il nostro primo Pokémon e finiremo... Rumori molesti in casa. Finiremo l'episodio qua. Vai, Wellmort! Catturiamo la tua moglie! Sempre che troviamo una femmina! What the fuck is that? Please, per favore, non essere una donna! Yes, è un cradili... maschio. Continuerò fino a quando non incontro una donna. Mi è appena venuto in mente che potrei morire in qualsiasi punto della Nuzlocke, perché ogni Pokémon ha mosse casuali e i Pokémon sono casuali. Quindi ho paura. È molto difficile perché anche una... Wellmort sarà a livello 8. E anche una Wedlock, che è molto più difficile di una Nuzlocke normale. Belle statistiche, dai. Non male. Wellmort, quanto ci vuole a trovare una ragazza? Oh my god. Un altro Badoo. Una donna. Abbiamo trovato una donna. Yes. Ma è livello 3. Probabilmente la ucciderò. Ti prego, no. Yes. Non è morto. Vai, Wellmort. Scusa, vai me stesso. Cattura... Badoo! Femmina! E abbiamo! Sì, lo cattureremo per forza! È la nostra prima cattura in Pokémon Nero! È un Badoo! Donna! Un Badoo femmina! E torna la voce da Pokédex! La sua gemma, sensibile agli sbalzi di temperatura, si schiude quando avverte i caldi raggi del sole. Erba veleno, Pokémon germoglio, Badoo, che verrà chiamata femmina, quindi gli daremo un nome da femmina, verrà chiamata Lily. Liliac. Ma sì, dai! Liliac entra nella squadra come prima donna! E ragazzi, questa è probabilmente la fine del primo episodio della nuova Nuzlocke di Pokémon Nero. La Wedlock di Pokémon Nero. Prima di finire questo episodio, guardiamo bene Liliac, livello 3. Vediamo! Natura furba, quanto vivace! Punti esperienza, nessuno strumento. Abilità rema sabbia, la velocità aumenta nelle tempeste di sabbia. What the fuck? Oh, what? No, why? Liliac, why do you do this? Innanzitutto guardate le statistiche. Vabbè che sono livello 3. Ha solo vento gelato! Ha solo vento gelato!
No, why? Perché è solo vento gelato? No. What? Ha solo vento gelato? No, non è possibile. E questa è la mappa di tutta la regione, credo. Bene. Io sono stato Super Simo 64. 64? Super Simo 64 con il primo episodio della Nuzlocke, della fuck, della Randomized Wedlock di Pokémon Nero. Alla prossima. Bye bye. È bellissimo ridirlo un'altra volta quel bye bye. Yeah. Wedlock Randomized. Il video dovrebbe finire adesso però. Se sei ancora qua a guardarlo, grazie. Addio. Non ci vedremo per probabilmente 2 anni.